televisore, un letto, un armadio con due ante, una porta dalla quale si accede al bagno, una finestra, una scrivania, una lampada da tavolo, una sedia, un comodino a vista, un telefono, un cestino. Cestino! Allora, com'è? Sono un manager croato, mi trovo al centro di Zagabria, guido la mia Beretta Chevrolet, cerco parcheggio, ho addosso i miei telefoni cellulari. Il centro di Zagabria, no, il centro di Zagabria è pieno. Il centro di Zagabria sarà pieno di macchine, ma sì, profetico. Il centro di Zagabria sarà pieno di macchine quando a bordo della mia Beretta Chevrolet starò guidando la ricerca di un parcheggio. Una Beretta Chevrolet, insomma, una macchina anche non molto costosa, ma... No. Una macchina non molto costosa. Una macchina non molto costosa, ma ce l'avremo. Non molto costosa, ma posseduta solo da me e un altro in tutto il paese. Al centro di Zagabria mi fermerò davanti a un semaforo. E per sì, profeta, per tutta risposta agli insulti di uno che mi dice di partire, di scattare, che è verde, per tutta risposta me ne starò fermo davanti al semaforo, nella mia Beretta Chevrolet. Il tizio continuerà a urlare, di muovere, a camminare. Allora io scenderò dalla macchina, scenderò dalla mia macchina, che solo io e un altro potremmo fare in tutto il paese. Scenderò dalla macchina, prenderò la mia valigia e me ne andrò, lasciando la macchina in moto, ferma, davanti al semaforo. Forse non ci rimarrà per molto, perché voi, che un ladro, qualcuno, non la... ma a me non importerà proprio niente, perché io starò già camminando a piedi per le strade della città di Zagabria, con la mia valigia in mano e i miei telefoni cellulari, ed entrerò in una camera d'albergo. E la testa comincerà a farmi male. Piena come un uovo di tutti i pensieri, comincerà... profetico. A rimbombarmi di frasi! Ah, no, rimbombare non è una buona parola. Comincerà a farmi male di rimpianto e di rimorso, sì, rimpianto e rimorso. Ed entrerò nella camera d'albergo e la mia vita sarà cambiata. La mia vita è tutta diversa, al diavolo mobili, affari, appuntamenti, la mia vita sarà cambiata e comincerò a parlarne al futuro. Me la sceglierò da solo. Aprirò la porta della camera d'albergo, entrerò nella mia camera e avrò una vita diversa. La scriverò. Certo che la scriverò questa vita. La sceglierò per conto mio. La sceglierò. Io saprò dire. Giusto. Sbagliato. Va bene così, profeta. Ogni volta che parlo con me, buongiorno, buongiorno, è da molto che aspetta, non da molto, dov'è diretto? In Italia, per lavoro, non per affetto, e lei? Io non lo so, mi darebbe una mano a decidere, ma certo, per ammazzare il tempo, grazie, ma si figura. Allora, lei dove vuole andare? Ha un'idea? No, quindi lei non ha un'idea, perché parte? E perché mi sono stancato, di cosa? Un po' di tutto, quindi lei vorrebbe qualcosa di diverso da quel che aveva? Sì, ma ne è sicuro, di cosa? Di volere qualcosa di diverso da quel che aveva? Sì, e cosa aveva? Una macchina, dei soldi, una casa, una famiglia, un lavoro, grandi prospettive. E lei vuole partire? Sì, lei è un cretino. Un cretino sarà lei, non alzi la voce con me, sa? E lei non si permetta di chiamarmi cretino. Guardi che mi ha chiamato cretino anche lei, ma lei l'ha fatto prima, senta. Non mi costringa a parlare male di sua madre, sa? Di mia madre. E lei che cosa sa di mia madre? Niente, ma a giudicare dal figlio di puttana che è lei, io sarò pure un figlio di puttana. Ma mia madre è una santa donna, va bene? È possibile che ogni volta che parlo con me devo litigare?
fare. Allora, adesso farò il suicidio. Però per il suicidio, se lo vuole sentire, dovete avvicinare. Prendo un attimo gli attrezzi. Avvicinati. Vi vuole sentire? Che possibilità? Tornare a casa senza alcun desiderio di svegliarsi l'indomani e rifare le stesse cose di ogni giorno e magari ridere, essere contento, preoccuparsi, correre, tornare a preoccuparsi. Quando lo capisce, che è possibile. E per stanchezza. Sembra che... Non lo so, io non lo so. Sembra che debba succedere perché qualcuno prende coscienza per qualcosa. Muore un amico, un genitore, un figlio. E allora uno si stanca. Comincia a dire che significa no. E le cose cominciano a perdere di senso. Ma succede anche roba che uno un giorno sta fermo da una parte e non vuole farlo più, qualsiasi cosa stia facendo, non vuole farla più. Succede roba così, succede qualcosa che nessuno spiega perché non c'è niente da spiegare. È come una porta che stava lì da sempre. A un certo punto si apre. Tu ci entri o la rifiuti. Non hai molta scelta. Io me ne sono accorto. E allora sono finiti i giorni che devono andare così, perché devi fare, andare, rifare, ritornare. A me è successo in macchina, a un semaforo. Un pensiero. Saranno stati 3 chilometri. Quando avevo 10 anni, 3 chilometri erano una passeggiata. C'era questa abitudine. Ogni pomeriggio alle 6 si smetteva di fare qualsiasi cosa si stesse facendo. Ci si lavava, cambiava d'abito e si attraversava tutto il paese, 3 chilometri a piedi per andare a casa dei nonni materni. Questo era, i nonni materni. Lo si faceva ogni sera, accompagnati da... mia madre.